Ehi, passami quel boccale. Sei sordo? Passami quel boccale. Ti muovi o no? Scusate, amico, ma mio padre è sordomuto. Lo porto appunto al santuario di San Firmin di Reguilpa per chiedere la grazia. Fate bene, amico. San Firmin è un gran santo. Vedrete che vi farà la grazia. Chi ha parlato di San Firmin? San Firmin di Reguilpa non serve a niente. Santiago di Compostela, quello sì che è un santo. Portalo lì, tuo padre, amico. Grazie del consiglio, ma Compostela è in Spagna e io non ho i soldi per andarci, è troppo lontano. Ti ci porteremo noi, a bordo siamo a corto di gente. No, vieni, ti accompagno dal nostro uomo. Lui ti arruolerà su. No, non importa, dico di no, non voglio. Il trattamento a bordo è ottimo, vieni, vieni, che aspetti? No, Stiller! Fermo, Stiller! Fermi! Aiuto! Non è successo niente! Non è successo niente! Aiuto, è morto! No! No, è morto! Aiuto! Ehi, Marty! Chi c'è lì sotto? E chi può esserci? Stiller! Il patto sta torto! Fermateli! Ci penso io, Manuela! No, no, un momento, facevo solo per ridere io. Vilissimo gaglioffo. Ti insegnerò io a disturbare una signora protetta da un duca di Somosa. Ti taglierò le orecchie. Fermo! Calma, signor duca. Levatevi di mezzo, cavaliero. Una signora è stata disturbata da questo marrano. E io intendo punirlo in modo esemplare. Quindi, la cosa non vi riguarda. Voi non punirete nessuno. E buttate via quello spiedo. Come vi permettete di chiamare spiedo la mia spada? Questa è una lama di Toledo, temprata nelle acque del Guadalquivir. La sola degna di me, che sono il miglior schermidore del nuovo mondo. In guardia! Piantala, buffone! Però, vedo che ci sapete fare. E questo è niente. Non siete spagnolo voi. Se è per questo neanche voi. Sì, può sembrare, perché mio padre, il duca di Aguilar, ha messo a mia disposizione i migliori maestri della scherma italiana. Non era il duca di Somoza? Chi? Vostro padre. Beh, se lo dite voi. Ah!
Mai sentito parlare del colpo del cartoccio? Vagamente. È naturale. È un colpo segreto. Chi lo subisce non ha poi modo di raccontare come si esegue. Interessante. Volete provarlo? Perché no? Oh. Oh.